Ciao ragazze, ed eccomi di nuovo qui. Allora, questo video è per dirvi solo pochissime cose. Ogni tanto sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai. Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità. Ogni tanto guardo indietro e scopro come il meglio di questi anni sia passato di già. Ogni tanto tremo di paura, ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei. Ogni tanto cado e non ci sei. Ogni tanto cado e non ci sei. Ora ti voglio più che mai. Ora ti voglio qui per sempre. Se solo tu mi sfiorerai, ci stringeremo eternamente. Ce la faremo se tu vorrai. Non sbaglieremo mai. Insieme cambieremo questa nostra realtà. Il tuo amore è come un'ombra che non mi lascia mai. E come dici tu, qui nell'oscurità, la luce si confonde. Si vedeva che era molto molto giù, infatti mangiava poco. Io ho cercato di dargli tutto l'amore possibile, tutte le cose possibili che gli potevano servire per curarsi, ma non c'è stato niente da fare, purtroppo non ce l'ha fatta, era diventata molto molto debole, anche se un poco mi sono ingannata, perché praticamente c'è stato quel giorno che io appunto stavo girando il video, che l'avete vista voi, che era molto molto movimentata, che mi faceva impazzire perché si arrampicava da qualsiasi parte, cosa che fino a quel giorno non aveva fatto mai, perciò io già l'avevo pensato bene, se si sta riprendendo e è tutto a posto, e invece no, è stato un inganno, perché poi l'indomani praticamente l'ho trovata morta. Niente, volevo dirvi solo questo, cioè purtroppo non potrò girare il video con lei, ma alla fine di questo video metterò delle foto sue che avevo scattato durante questi giorni che è stata qui con noi. Mi consola il fatto che almeno i suoi ultimi giorni l'ha vissuti con tanto affetto intorno a lei, chiunque veniva la coccolava, la faceva, cercavo un modo di farla giocare, anche se mangiava poco, io cercavo di sforzarla per farla mangiare, perché vedevo che era troppo secca, non beveva e la sforzava a bere. È stato un po' difficile, ma ce l'abbiamo messa tutto, ma non c'è stato niente da fare. Volevo spendere appunto poche parole per dirvi che, siccome in questo periodo la gente abbandona gli animali perché deve andare in vacanza, perché non riesce più a mantenere le cose, io dico di non abbandonarli. Esistono appunto dei centri per i cani che accolgono questi cani, oppure fateli adottare, che se ne prenderanno cura con tanto amore, perché c'è al monte ancora gente che ama gli animali. Volevo solo dirvi questo, di non abbandonarli, perché sono non meritano questo, perché loro trasmettono tanto 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 amore, tantissimo amore, non sono meglio di noi, ecco, sì, in poche parole sono meglio di noi, sono dei nostri migliori amici, sono degli amici che non ci tradiscono mai, questi sono degli amici molto 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 affidabili, gli amici quattro zampe. Comunque questo è quello che vi volevo dire, purtroppo non potrò fare più quel video, mi dispiace tantissimo, perché mi sarebbe piaciuto fare un video con lei mentre giocavamo, ma purtroppo non è possibile, abbiamo avuto questo trauma già di prima mattina, è stato traumatico, ma purtroppo accade. Bene, a fine di questo video io metterò delle foto della mia gattina e niente di che. Ripeto, non abbandonate gli animali, perché non se lo meritano assolutamente. Comunque questo è tutto, alla prossima con un altro video. Baci, ciao!